La realtà non sono quelli della Fedeli, ma la realtà è che la Corte Costituzionale ha detto che c'è una maggioranza incostituzionale, che dovrebbe servire, se si legge la sentenza, chiaramente, dovrebbe servire soltanto per le pratiche d'urgenza e l'ordinaria amministrazione. Invece questa maggioranza incostituzionale fa una riforma della Costituzione. Follia, follia. E se la Corte Costituzionale scrive questo, ovviamente un Presidente della Repubblica che deve mandare al voto. Non l'ha Esatto. fatto. Lo stesso Napolitano che oggi dice evviva le riforme di Renzi. Ecco, mi sembra l'obiettività fatta persona. Ma di più. Oggi ho letto che addirittura Renzi vuole mettere a capo del comitato per il sì del referendum Napolitano, Figuriamoci, notizia che gli è arrivata posso anche a lei? solo No. finire il No. ragionamento? Vabbè. Ha detto no la No, ecco, Fedeli. finisco Mi è solo il arrivata ragionamento. come In tutto notizia. questo, una maggioranza anticostituzionale, non costituzionale, cosa avrebbe dovuto fare? Le riforme si fanno in modo condiviso. Non è che il Presidente del Consiglio, quando sono da apportare delle modifiche anche sostanziali, per esempio c'era un Senato non più eletto dai cittadini, le regioni elette dai cittadini non conteranno più nulla perché c'è uno Stato centrale che dirà no, non mi interessa niente, c'è la clausola di supremazia, io annullo il volere popolare della gente. Bene, in tutto questo un Presidente del Consiglio mi aspettavo che, visto che lui crede tanto nel Parlamento, l'opposizione si fa nel Parlamento, la discussione si fa nel Parlamento, sa quando è venuto la prima volta che viene in discussione generale? Quando non c'è più un emendamento da votare e il testo non si può più modificare. Quindi, dare passerella al Presidente del Consiglio per trasformare il Parlamento, umiliare il Parlamento e farla diventare in una direzione del Partito Democratico, facendo cassa di risonanza per la sua autocelebrazione, noi non ci stiamo. Ma non per rispetto dell'opposizione, per rispetto del popolo italiano che ha diritto di avere un Parlamento dove si discute, si modificano le cose Senta e non Federica, solo la passerella mediatica del Presidente del Consiglio, perché è quello umiliare il Parlamento.